ci può dare qualche informazione in più su come si strutturerà questa mostra? La mostra, beh, partirà il 29, il Bastione delle Maddalene, poi ci sarà un'inaugurazione sempre il 29 alla sera al Teatro Camploi alle 20:45 con uno spettacolo di apertura. L'inaugurazione del Taglio del Nastro sarà la mattina alle ore 11 e la mostra è su un percorso multimediale all'interno del bastione, che tra l'altro è molto suggestivo perché ripercorre veramente il percorso dantesco come disposizione. Abbiamo queste grandi stanze di pietra con delle volte e punti in pietra e questo tunnel, questo percorso semicircolare che ricorda perfettamente il percorso dantesco, poi questa collina sopra che ricorda la collina di Gerusalemme, quindi una location perfetta per questo allestimento. La mostra si sviluppa su un percorso di domande esistenziali, quindi all'interno del bastione avremo le opere di Dell'Otto accompagnate da queste domande e dalle risposte che il professor Nembrini dà. Si scopre così che Dante diventa un compagno di viaggio, diventa appunto, come dice il sottotitolo, profeta di speranza. Attraverso le domande che vengono fatte al poeta, il poeta risponde e ci dà delle risposte buone sia per i giovani di oggi, ma anche per gli adulti. Soprattutto in questo periodo così difficile che abbiamo attraversato, crediamo che un aiuto di questo tipo sia veramente interessante per tutti. La mostra poi diventerà una mostra itinerante come tutte le mostre dell'Associazione Rivela. Alla fine di questi 2 mesi diventerà un itinerario sul territorio di Verona, su tutta la provincia e oltre alla nostra provincia ci saranno le esposizioni anche fuori dalla regione Veneto, nella regione Lombardia a partire dall'autunno.